Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Voglio come sempre rinnovare il mio ringraziamento a tutti indistintamente. Il canale sta crescendo e io vi ringrazio di cuore, quindi grazie, grazie, grazie. Qualcuno per un po' di tempo non mi ha visto, eccomi qua l'altra volta, ci ho avuto tanto, tanto da fare con questo Covid-19. E sì, la volta scorsa noi qua in montagna eravamo un'isola. Bella, pulita, questa volta siamo impestati e quindi ci abbiamo da fare tanto e abbiamo avuto da fare tanto e anche stasera sono di turno e quindi sorvoliamo la questione. So che siamo veramente preoccupatissimi. Detto questo, tiriamoci un po' sul morale e come avete detto dal titolo, faccio un video inerente a quello che avevo già fatto, però con altri profumi, perché mi è stato richiesto, era piaciuto e quindi ho voluto riproporlo con altre marche, con altri profumi, via, non mi veniva la parola. Quindi era quel video che avevo fatto con la prima uscita e il suo flanker, quindi la guerra tra il dupe, tra l'originale e il dupe, quindi primo uscito e il flanker. Prima voglio dire il trucco che sto indossando oggi, che a me piace moltissimo, questo cappellino, è questa di Chocolates di Julias, come si dice in spagnolo? Julias. E ve la faccio vedere, qui lo specchio non c'è, è veramente bellissima. Mi piace tantissimo per questo periodo dell'anno. Poi è il gloss, che è bellissimo, e questo di Dior. Vedete com'è, c'è tutti i brillantini. Ma un suo dupe che è uguale, 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 è questo qui di Yves Rocher. È veramente uguale, io lo sto finendo perché lo uso tantissimo, è uguale. Solo che questo secondo me è anche più proprio a livello curativo e questo a livello più di estetica. Cominciamo con questo video. Allora, la prima proposta che volevo fare, anche se prima volevo appunto ringraziare tutti, tutti, tutti perché si sta crescendo, quindi non posso non ringraziare tutti, quindi grazie gente, grazie, 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 grazie. Allora, la prima proposta che ho in questo video e vediamo, che credete che sia facile, ma io sono fusa. Sono fusa. E questo di D2 è un profumo che io veramente, chi mi segue lo sa, lo amo perché io, per me questo è un gourmand proprio a tutti gli effetti e quindi ci abbiamo Guac di Quatre e quindi ci abbiamo un'apertura di Sensero, Pepe Rosa, Mandarino, con in il centro ci abbiamo Eliotropio, Rossa di Damasco e Neroli e una base di Vaniglia, del Madagascar, e Vaniglia Assoluta. E notte legnose. Qui non c'è scritto, ma per me è un profumo gourmand, ma un gourmand di quelle che a noi in golosa piace, ma anche a quelle persone che piacciono quei profumi elegante, coccolosi, buoni per questo periodo dell'anno. E la bottiglia, questo pesa 3 kg.
È un profumo un po' impegnativo come packaging, però è troppo buono e secondo me anche troppo bello. E il suo fratellino, che è uscito dopo, perché questa volta non mi sono scritta le date, ma penso che non interessa a nessuno, interessa più il contenuto, me l'aveva regalato la mia carissima amica Maria Rosa, che io lo avevo nel carrello, l'avevo già detto, lo volevo prendere, e la mia amica me l'ha regalato e quindi ce l'ho tutte e due. E insomma, lui è la seconda uscita, che direi che è stupendo anche lui. Pink Ginger. Sempre di Square 2. Ci abbiamo anche qui un'apertura sempre come in quell'altro, di Senzero, di Pepe Rossa e mangostano, mandarino, limone, e nel centro, nel cuore, ci abbiamo l'eliotropio, neroli, rosa di damasco con una base di vaniglia, assoluta di vaniglia, vaniglia del Madagascar, note legnose e ambrosam. Quindi questo, in più di questo, c'ha l'ambrosam. Ma che dire, che dire. Io tra le due, perché qui siamo apposta per dire appunto quale io consiglio, sono sincera, le amo alla follia tutte e due, vedete il colore di questi profumi? Quindi non dico altro. Io le amo alla follia, ma se dovesse consigliare uno tra i due, io consiglio lui. E assai, assai, secondo me, pochino più buono, ma tutto una questione di gusto. Quello che sto dicendo, quello che dirò in tutto il percorso di questo video è sempre una mia e solo mia opinione, basata su il mio gusto, basato su la mia pelle, come si va a evolvere questo profumo dopo sul mio pH, e quindi dopo io in base a quello fo le mie valutazioni, ma rimane sempre la mia valutazione. Scusate. Allora, andiamo al secondo, e che dire di lui? Lui è lui, è tra i miei profumi preferiti. Quando parlo dei 5 profumi mia proprio top top, lui senz'altro entra in questa categoria. Stiamo parlando di Classique di Jean-Paul Gaultier, e veramente, vedete dov'è? Ma io questo profumo credo di averlo comprato 300 volte in vita mia da quando è uscito. Ho usato anche quello maschile, quel busto da uomo, perché anche quello d'estate, ma anche d'inverno, di giorno, mi piace tantissimo, dà quel senso di pulito, di elegante, e quindi secondo me è unisexy quello da uomo. Ma questo è buonissimo, è veramente il primo, dopo sono venuti fuori tanti, tanti flanker. Ma io sono rimasta sempre al classico, perché ho comprato qualcun altro e lo sapete, ma per me lui è lui. E quindi Classique di Jean-Paul Gaultier, note di apertura, ci abbiamo il fiore di arancio, l'anice stellato, la rosa, il mandarino, la pera, il bergamotto, con un cuore di ghilan ghilan, senzero, orchidea, iris, tuberosa, prugna, in fondo di vaniglia, ambra, muschio, caramello e sandalo. Profumo che amo, amo alla follia, e adesso me lo do perché lo voglio indossare oggi. Stupendo, veramente buono. Jean-Paul Gaultier Classique. Poi, uno dei suoi fratellini, perché qui ce n'ha 3.000 di flanker, uno dei suoi fratellini, che è bellissimo anche lui, stiamo parlando di Classique Intense di Jean-Paul Gaultier. No, vedete il liquido? Il colore di questo liquido, stupendo. Veramente, non ho parola, parlano da soli questi qui. Allora, qui Classique Intense, una scatola è caduta.
Classique Intense di Jean Paul Gaultier, c'ha un'apertura di Tiare, melograno, con cuore di fiore di arancio, gelsomino rossa e un fondo di vaniglia e patchouli. Che dire, tra persistenza, tra profumazione, tra packaging e non lo so. Non lo so cosa, non ho parola per descrivere la bellezza di questi profumi. No, saprei quanto questo con questo body trasparente è veramente, veramente bello. E quindi, tra i due, quale io consiglio? Questi sono i due classici. Questo è quello proprio primo e questo quello intense. Quindi tra i due io se proprio dovete investire e io vi consiglio lui perché è molto, ma molto più buono. Poi questo c'ha tanti accordi dentro, ma questo c'ha la vaniglia che secondo me e il patchouli in fondo è la base che predominano e la fragranza di questo profumo. Quindi al bacio. Poi stiamo parlando, questo è stato uno dei miei ultimi, proprio ultimi acquisti che avevo fatto, che sto parlando di un mese e qualcosa fa, perché ora è un po' che proprio non acquisto, perché non avevo proprio la voglia, non mi sembra nel momento giusto per pensare a queste cose. E My Burberry, lui è un classico, chi è che qui sul tubo non c'ha lui, veramente bellissimo, io non l'avevo, era tanto che lo volevo e tutte le volte lo mettevo nel carrello e poi toglievo e davo priorità alto e finalmente in uno dei miei ultimi acquisti ho deciso e l'ho catturato. Allora, qui ci abbiamo una nota di apertura proprio pisello. Odoroso, che mi fa un po' ridere questa cosa. Bergamotto, mandarino, pompelmo e limone. Con un cuore di mela, cotogna, freschia, gelsomino, pesca, notte verde, gardenia e frutto della passione. Poi, nella base ci abbiamo una rosa di damasco, una rossa, il patchouli, il muschio, il cuoio e la violetta. Io, che dire, questo profumo? Ne parlano tutti sul tubo, ne parlano tanto, ma tanto bene. E in effetti è un profumo molto buono e io lo trovo elegante, più che un gourmand, non entra tanto le mie corde, però po non posso dire che non piace, mi piace tantissimo, ma è più, lo sento più un fiorito, elegante, un fiorito elegante e veramente, veramente, veramente buonissimo. E andiamo al suo fratellino. Stiamo parlando dei Burberry Black. Questo l'avevo preso su Notino quando è un periodo, qualche tempo fa, che era addirittura in offerta e non me lo sono fatta scappare. Questo è Black, quindi My Berry Black, Burberry Black, c'ha un cuore di gelsomino, un centro, quindi un'apertura, una testa di gelsomino, un cuore di pesca e rosa e una base di ambra e patchouli. Queste ne ha meno note, ma è strepitoso da cominciare dalle scatole, che sono veramente belle. È un profumo veramente, non ho parola per descriverlo. E siccome più o meno il costo sono molto simile, tra i due quale io consiglio, sia alle persone le piace il profumo persistentissimo, opulente, che si senta, chi lascia la scia, lo fanno tutte e due, perché lo fanno tutte e due, ma questo di più, io consiglio lui, My Burberry Black,
Black. Quello, tutta la vita quella. Facciamo le serie, via. Allora, questo è un altro profumo che avevo già parlato in passato nel tubo, ma per un po' di tempo lo avevo incartonato lì, accantonato lì, no, incartonato, accantonato lì, e non l'avevo, non dico che l'avevo scordato, ma quasi. L'ho usato 2-3 volte e poi dopo non l'avevo più usato. Stiamo parlando di Jimmy Choo Forever. Che a lui. Bello il Pegasus. Bello, bello, bello. Fammi vedere se è questo. Sì, Jimmy Choo Forever. No, guardavo le scatole, eccola qua. Bellissima. Con questo che è di bidoni. Me gusta. E quell'altra, scusate. Con l'altra mela cascata, scusate. Allora, questo è un profumo che è veramente buono. Ma veramente buono, 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 buono. E poi c'è un packaging stupendo, bellissimo. Sembra quelle granate che si tirano quando sono in guerra. Allora, Jimmy Choo di Forever. Ci abbiamo una base, un'apertura di prugna, lici e pompelmo. Lici lo sappiamo che è quel fruttino che di molto si mangia sotto le feste di Natale, quello che c'ha la buccia dura che si taglia e poi si ciuccia. Con un centro, insomma, un cuore di eliotropio, orchidea, vaniglia e gelsomino. È una base, un fondo, fava tonka, benzoino, vaniglia, caffè, nocciola e sandalo. Lo sapete che io quando c'è il pepe rosa, il caffè, il sandalo e il mango, sono quelle note che a me fanno impazzire. Quindi io questo profumo lo adoro. È il suo fratellino che è il primo uscito. Che guardate la scatola che qui è meravigliosa. È uguale, solo che cambia il colore più chiaro, vedete? È un pochino, secondo me, anche più elegante con questo tappo nero. Bello, 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 bello. Jimmy Choo è il primo, è il capo, è l'originale, prima uscita. Abbiamo in testa la pera, il mandarino e le note verdi, con un cuore di orchidea e una nota e un fondo di patchouli e toffi. Io, nonostante che quello c'ha il caffè, io lo amo. Tra i due, io posso dire che tra i due io preferisco il primo. Il primo preferisco sempre e comunque. Quindi consiglio a voi questo. Consiglio prima di tutto sentire i profumi prima di comprarli, non fare come me. Però io, sapete, sono matta da legare, quindi. Poi, per ultimo, ma non per importanza, perché questo è il profumo, come posso dire, che non so se ho mai parlato sul tuo o parlato, non lo so, perché l'ho usato in passato, avevo smesso e tempo fa l'ho sentito la mia amica e mi ha detto: "Ma come, non lo riconosce? Tu me l'hai una mia ex collega, tu me l'hai consigliato te questo qui quando lo usavi". E quindi mi era venuto in mente, quindi sono andata a ricercarmelo e a comprarlo. Poi l'avevo messo lì e non credo di averlo mai parlato sul tuo di questo profumo. È con lui che se io devo fare un qualcosa di importante, un qualcosa dove mi devo vestire molto elegante, un matrimonio dove sono una testimone, un battesimo, dove sono veramente vestita elegante e voglio essere profumata, lasciare la scia, ma lasciare la scia di quel profumo
elegante, buono, che ti vengano dietro a chiedere che profumo stai indossando. Non un profumo fastidioso, ma un profumo che ha quell'odore di eleganza, di persona vestita bene, di persona, come posso dire, quatrinaia, cosa che non sono io, ma insomma, di persone che stanno bene economicamente, che hanno come posso dire, quell'aria un po', come diciamo, un po' con la puga sotto il naso. Per capire, non so se sono stata chiara nel mio resto di questo che voglio tornare a dire. E lui di Bottega Veneta, di Bottega Veneta. Lui col fiocchettino begiolino marroncino. Dov'è il nome? Quello qua. È un profumo veramente, veramente. Anche questi profumi di Bottega Veneta per me sono benissimo unisexy, però sai come non tutti gli uomini piace indossare profumi di donna, ma il mio no, il mio c'ha il suo e proprio uso ogni tanto questi profumini che regalo io di Avo, che due o tre li piacciono anche. Allora, Bottega Veneta, in testa ci abbiamo il pepe rossa, che il bergamotto con un cuore di gelsomino e una base di cuoio muschio, un cuoio muschio di quercia e un patchouli. Per questo dico che è un profumo che secondo me potrebbe benissimo essere unisex, perché questa quercia, questo cuoio, questo gelsomino, questo bergamotto, pepe rossa, patchouli, poche note, ma che fanno sì che questo profumo è quello che io percepisco, questa cosa che ho detto. Per me questo è, se potrebbe chiamare, di Bottega Veneta, elegance, perché per me lui è elegantissimo, elegantissimo, elegantissimo. Dopo io mi avevo voluto così, la scatola è questa, se volete cercare, su, come il suo fiocchettino, questo colore elegante tipo marroncino beggiolino. Ho voluto cercare un suo flanker perché mi garbava tanto, ma volevo anche un flanker un pochino più delicatino, e ho trovato questo Bottega Veneta sensuale con il fiocchettino rosa. Vedete che la differenza? Non so se vede, questo è beige, questo è rosa. E la scatola di questo rosa, aspettate perché è così. Vedete la differenza? Aspettate perché ho voluto in qualche modo cercarmi uno un pochino leggermente più delicato, meno impegnativo, e ho trovato lui, Bottega Veneta Sensual. E qui ci abbiamo pelle, pesca, gardenia, patchouli, gelsomino e vaniglia. Quindi non ci abbiamo tante, non abbiamo proprio una piramide vera e propria, ma ci abbiamo una dove ci dice Fragrantica la sua composizione e ce le dà tutte insieme, ma è un profumo veramente buonissimo. È stupendo anche lui, ma è leggermente, leggermente un pochino più delicato, anche se sono tutte e due Eau de Parfum. Fra i due, se io proprio dovessi consigliare, visto che il prezzo è uguale più o meno per tutti e due, tra i due, se io dovessi consigliare, vedete il colore, uno più giallino, uno più rosato, io consiglierei sempre il classico. Il classico per me è Only One. E lui al primo posto della classifica. Poi anche qui sono usciti tanti flanker, però mi fermo qui perché a me piace lui. E che dire, io con questo spero che il video vi sia piaciuto. Ho finito, questa volta ho voluto fare soltanto 5 proposte, e quindi mi mando un bacio e al prossimo video. Ciao, grazie a tutti, ciao.